Una volta creata la struttura, quindi dai layers, selezioniamo i layers delle geometri e andiamo a crearci la base per la nostra nuvola. La base per la nostra nuvola sarà composta da una semplice sfera. Quindi andiamo a crearci una sfera con un raggio molto, molto grande, ad esempio 200, e un numero di segmenti abbastanza elevato, 60 può andare bene. Andiamo ad applicare un modificatore FFD Box. Questo perché è un modificatore molto rapido da poter utilizzare per andare a modellare la forma della nostra nuvola. Quindi andiamo tramite Control Points, selezioniamoli, spostiamoli, scaliamoli, andiamo a modellarci come meglio crediamo la nostra base. Questa sicuramente è una buona base di partenza. Naturalmente non vado a convertire in table to poly, poiché io posso comunque andare sempre a rielaborare tale forma. Naturalmente per forme più complesse è sicuramente l'ideale quello di andare a convertire to poly e poi dopo andare a rimodellarsela sicuramente utilizzando una maglia poligonale molto più complessa. E ad ogni modo questa sarà la nostra base. Siccome sarà la nostra base e non sarà renderizzabile, vado subito a, selezionando la mia sfera, tasto destro, Object Properties, a togliere la possibilità di essere renderizzabile. Una volta scelta, diciamo, la nostra forma, possiamo andare anche a scegliere una camera. Andiamo a impostare una camera velocemente con Ctrl-C da tastiera. Naturalmente controlliamo che la camera sia sul layer corretto, se non lo è, l'andiamo ad aggiungere al layer corretto.